Parliamo di Serie C, Pescara di scena a Grosseto. Si giocherà domenica alle 14.30, 2 punti nelle ultime 4 partite per la squadra di Gaetano Auteri in crisi, soltanto 2 vittorie nelle ultime 12 giornate. La buona notizia è il recupero di Rauti. Galano non si è allenato, quindi rischio forfè per l'esterno, per l'attaccante foggiano. Sicure le defezioni, naturalmente, per squalifica di Rizzo, stato fermato per 4 turni dal giudice sportivo. E di Drudi, che invece è stato squalificato per una giornata. Sempre 3-4-3, la novità di rilievo in difesa, il ritorno probabile di Frascatore, favorito in questo momento su Veroli, Veroli che dir si voglia, e giocherà insieme con Ingrosso e Cancellotti. Si rivede dunque tra i titolari anche Cancellotti, tra i pali Sorrentino, poi gli esterni Zappella e Dubbio, Rasi in zita sulla fascia sinistra, Memusciai Pompetti nel cuore del reparto nevralgico, davanti Clemenza in vantaggio su Chiarella con Ferrari e Dursi. Anche per Ferrari, ritorno dal primo minuto. Il Grosseto appena 2 vittorie in questo campionato in 16 partite, entrambe conquistate in trasferta. La prima a Viterbo lo scorso 10 ottobre, l'ultima sabato nel derby di Siena, 3-1 il verdetto finale. Penultima la formazione di Lamberto Magrini, ma ripetiamo, rivitalizzata sembrerebbe così dal successo nel derby di Siena. 2 KO contro Cesena e Montevarchi in casa, davanti al pubblico amico, 6 pareggi e 2 sconfitte. Magrini dovrebbe confermare l'11 che ha espugnato l'Artemio Franchi di Siena. 3-5-2, c'è stato il cambio di sistema di gioco, Barosi tre pali, si niega Ciolli, ex Celano dal 2010 al 2012 in C2, e Salvi, trio di centrali di difesa, Raimo e Semeraro sulle fasce, Vrdoljak il croato, l'esperto croato che giocherà in cabina di regia, Serena e Piccoli le mezzali, e poi Arras alle spalle di Moscati. Arras che comunque è una punta a brevi linea, giocherà al fianco di Moscati, giocatore esperto. Moscati che aveva tra l'altro anche sbagliato il calcio di rigore nella partita di Coppa dello scorso 15 settembre, quando ha esordito in prima squadra Sorrentino, che si distinse in quella serata neutralizzando proprio il rigore all'attaccante Maremmano. Anticiperà il suo turno di campionato del Teramo, che sarà di scena invece sul campo del Pontedera, inizio ore 14:30. Tante le assenze, come al solito corposa la lista degli indisponibili, perché sono out Birligea, Bois, Cucurullo, Rossetti, Chierre, Mateng, Viero e Lombardo. Per squalifica invece assente il difensore centrale Piacentini. Tra i convocati si rivede Trasciani, però insomma farà numero perché è assente da tanto tempo. Il tecnico Federico Guidi ha provato in settimana anche il 3-4-3, ma probabilmente partirà col consueto e collaudato 4-3-3, la probabile formazione. Perucchini tra i pali, Asiosmanovic, Soprano, Bellucci che torna titolare, e Rillo o Ndreka a comporre il reparto arretrato, Mungo, Arrigoni e Fiorani a centrocampo, e poi Malotti e Rosso in attacco a supporto di Bernardotto. Per quanto riguarda invece il Pontedera, che viene dalla sconfitta esterna sul campo dell'Olbia, aveva anche battuto nel turno precedente il Pescara per 2-1, 3-5-1-1 il sistema di gioco che sarà disegnato dal tecnico Maraia. Ebbene, c'è il rientro di Milani, che è stato protagonista nel match col Pescara. La probabile formazione: Angeletti tre pali, Matteucci e Specie e Bakayoko nel cuore della difesa, poi Perretta e appunto Milani sulle fasce, Catanese, Caponi e Barba nel cuore del reparto nevralgico, davanti Benedetti alle spalle del grande ex Magnaghi. Grande ex, si fa per dire, perché insomma ha giocato una stagione a Teramo, il capocannoniere del girone B con 11 gol nel Teramo. 2 anni fa riuscì a realizzare 8 reti, e proprio su questa partita abbiamo montato una parte della conferenza stampa prepartita di Federico Guidi. Vediamo. Ora c'è bisogno di uomini veri. Io spesso ho rimarcato quanto questo gruppo è stato professionale e voglioso negli allenamenti, nelle partite, quindi è nel momento di difficoltà che poi emergono anche i veri valori umani, e devo dire che
specialmente nelle ultime due sedute di allenamento, le risposte ci sono state. Qualcosa stiamo sbagliando anche magari a livello sanitario, perché ci sono calciatori che ora sono più di 3 mesi che mancano dal campo, o 1 mese e mezzo, e quindi che magari nella prima diagnosi erano cose molto più semplici e banali. Quindi è chiaro che sia dal punto di vista tecnico-tattico, che dal punto di vista fisico, che dal punto di vista sanitario, qualcosa non va.